Quindi è l'isola di? Campa. E benvenuti a? Campa. Praga. Campa. Then I guess or asleep to a room a fool from collision on my way home. I cut a corner down we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last. Cause it's a different kind of love, a different kind of love, a different kind of love. Questa mattina nuvolo, un po' di pioggia. Il programma è quello di passeggiare tra i vicoli dei quartieri di Praga, Campa e Malastrana. Troviamo nel quartiere di Malastrana e iniziamo subito con la chiesa di San Nicola ed è il maggior luogo di culto della città dopo la cattedrale di San Vito. Praga è piena di caffè nascosti. Ci sono delle piccole gemme dentro i cortili delle case, per cui voi guardate i cartelli ogni tanto e intrufolatevi perché scoprirete dei posti veramente carini. Come il caffè che abbiamo scoperto poco fa. Abbiamo scelto proprio giusto giusto un posto tranquillo dove fare tranquillo e silenzioso. Se volete prendervi un caffè o fare una pausa durante i vostri giri potete venire qui e ve lo consigliamo come posto se volete fare un regalo, un souvenir particolare fatto a mano, perché qui fanno delle ceramiche, delle tazze personalizzate molto belle, artigianali, per cui bevete al caffè di sotto e poi andate a prendere la tazza al piano di sopra. Un'altra cosa molto tipica, che non è, no, in realtà non è una cosa tipica di Praga ma comunque molto diffusa, è il trodlo, e ne mangeremo uno per te. Io lo so che tu vuoi assaggiarlo e io lo mangerò per te. Che abbiamo appena percorso si chiama Vinarna Čertovka ed è la via più stretta del mondo ed è nel cuore di Malastrana, che è il quartiere più antico di Praga. È lunga 10 metri ed è larga 50 centimetri ed è regolata da un semaforo, perché in due persone insieme non si riesce a passare. Come siamo arrivati dall'aeroporto a Praga? Il nostro albergo è situato nella zona Malastrana, vicino a Ponte Carlo. Per arrivare lì ovviamente ci sono tante modalità, quindi dall'auto privata al taxi, pullman, navette, eccetera. Noi abbiamo deciso e optato per i mezzi pubblici, sia perché ci diverte, ci piace già inserirci subito nella vita locale e perché ovviamente sono anche economici. Uscendo proprio dall'aeroporto, attraversando la strada sulla destra, ci sono le biglietterie automatiche. Basta acquistare il biglietto da 90 minuti per 40 corone. 40 corone che si traducono in circa 1,60 euro. Potrebbe essere l'occasione buona per mangiare qualcosa? A sto punto sì, mangiamo la zuppa di patate. Andiamo a provare la zuppa di patate, che è un altro piatto tipico di Praga. Assolutamente, via. Ma qua dentro sai cosa ci metterei? Una bella carbonara.
Continuiamo la nostra passeggiata tornando in centro per salire sulla torre del vecchio municipio, da dove si gode di una vista privilegiata sulla città. L'ingresso è a pagamento e si può salire utilizzando le scale oppure un ascensore pagando un extra ticket. Incontriamo poi una guida turistica italiana che ci propone un tour ad offerta libera. Fa parte di un team di guide turistiche. Hanno un sito internet, Tour Italiano Praga, che vi consigliamo di andare a vedere se volete essere guidati durante la vostra permanenza in città. Con lui abbiamo passato 3 ore meravigliose, super intense e ricche di nozioni. Cercate l'ombrello tricolore nella piazza dell'orologio. Cominciamo da qui. Appunto, da qui. Siete nella piazza della città vecchia di Praga, Staroměstské náměstí, Čechu. Questa piazza rappresenta da sempre il cuore di questa città, il suo punto nevralgico. Ragazzi, è il mio ufficio, mi sento fortunato, ecco. E un grazie alla nostra guida per averci fatto conoscere tanti nuovi amici. Visitiamo poi il quartiere nuovo, iniziando dall'edificio nominato la Casa Danzante per via della sua forma. Salendo si può ammirare il panorama gustandosi un aperitivo. Raggiungiamo piazza Venceslao con in fondo il Museo Nazionale. Tutta la città ci sono opere che richiamano Kafka. Qui ci troviamo davanti alla testa meccanica che ruotando si scompone rappresentando i tormenti interiori dello scrittore. Ruota allo scoccare di ogni ora per 15 minuti. Torniamo al fiume e prenotiamo la gita sul battello. Qui siamo sotto nel lungo fiume dove ci sono i porti, dove partono i traghetti. Scegliamo quella da 45 minuti che fa il giro del centro città passando sotto il Ponte Carlo. La cosa migliore sarebbe quella di fare il tour al tramonto. Tour in barca molto bello. Carino, sì, un'ora, basta un'ora, perché ci sono anche quelli da tre con la cena, ma secondo noi potrebbero risultare un po' noiosi. Barca elettrica, quindi silenziosa, è stato un bel tour anche questo. E adesso, solo per te, che mi stai guardando, mangerò un trodlo, il miglior trodlo di Praga. Si trova all'inizio del Ponte Carlo, lato quartiere Malastrana. Questo gusto è il vanilla dream, cioè trödel con all'interno crema pasticcera, fragole, panna montata e fragola. Madonna, quanta panna! Se non è venuta bene non devo mangiare un altro? Sì. Vedi, c'è la crema
con le fragole. È a fuoco. Quando pensi che potrò iniziare a mangiare il mio secondo te? Mai. È ora di tornare a casa, riprendiamo i mezzi pubblici e il volo di ritorno, ma non ci fermiamo perché parte il nostro tour on the road in Italia, direzione Calabria, dove raggiungeremo i nostri amici. Vi lasciamo qualche anticipazione nei prossimi episodi. Mi raccomando, se non volete perderli, attivate la campanella, vi avviserà delle nuove uscite. Un abbraccio e a presto!